Ah, e voilà la maison, Delphine. Siamo arrivati. Ascolta, è bellissimo questo canto. Ma Verda Valle è una canzone di questa terra. Le strade erano difficili, pericolose, durante il Medioevo. Il passo del Gran San Bernardo, anche d'estate, era disagevole. Eppure da qui passavano pellegrini, viandanti, mercanti, soldati. Era una via antica, tracciata dai Salassi e dopo di loro dei Romani. Dal colle si scendeva al Plan de Jupiter per iniziare la discesa che porta a Saint-Rémy-en-Bos. E chi era Plan de Jupiter? Non era una persona, ma un luogo. Ai piedi del Monjou, dove i Romani costruirono un tempio in onore di Giove, il signore di tutti i loro dei. Nonostante i pericoli, erano tante le persone che passavano di lì. Molti pellegrini che andavano a Roma, come frate Nicholas Bergson. Nicholas Bergson. Sicuramente è un frate, un uomo dotto, un uomo sapiente, che seguì le tracce di Sigerico, abate di Cantermoli, per recarsi nei luoghi della cristianità. Tutti i viandanti percorrevano la strada che fece costruire l'imperatore Claudio e che i romani chiamavano la Via delle Gallie, pavimentata e più agevole rispetto all'antico sentiero. I pericoli più frequenti erano i briganti e le tempeste sempre in agguato tra le nostre montagne. E anche un povero frate come Nicholas Bergson doveva viaggiare in gruppo con una scorta di armigeri. Ma intorno al 1150, quando compì il suo lungo viaggio, San Bernardo aveva già costruito il suo famoso ospizio che salvò la vita a moltissimi viandanti e che i padri antoniani, che seguirono il suo esempio, misero a disposizione di chiunque chiedesse asilo e riparo. Prima il passo non offriva nessun ricetto, da Bourg-Saint-Pierre nel Vallese fino a Saint-Rémy. Se pioveva o nevicava, dove si riparavano i signori? Beh, sotto le rocce, nelle baracche dei pastori, oppure scendevano fino a Saint-Rémy-en-Bos. O nella chiesa di Saint-Léonard. E chi le dava da mangiare e da bere a questi signori? I signori de Boccia, i sovrani di Saint-Rémy, che furono infeudati dai signori de Car intorno al 1100. E ci vivono ancora adesso? No. I de Boccia cedettero il castello di Savoia nel 1320. Oggi, dopo la restituzione, il castello di Boccia ospita mostre, conferenze, convegni. Quando Tommaso di Boss cedette al conte Amedeo V di Savoia tutti i possedimenti della famiglia e i diritti del pedaggio, il castello fu amministrato da Amedeo V di Savoia, per poi ritornare ai De Boss fino al 1700. Il Medioevo, un periodo lungo mille anni, che nasconde i suoi intimi segreti, che si ammanta e si è ammantato di ferro, di fuoco, di ingiustizie, ma solo per convincerci che fu un periodo oscuro, solo oscuro. Signore, che cos'è una danza macabra? Una danza macabra? È un tema di pittura che si rifà alla tradizione medievale, dove si invitava la morte a danzare coi vivi per renderla meno dolorosa, meno terribile. Vi interessa forse il tema? Mi incuriosisce! Thank you.
per tutto l'arco del Medioevo. La Valle d'Aosta vide un continuo susseguirsi di casate nobiliari a governare le terre. Ma tutte le terre della valle appartenevano ai conti di Savoia, fino da quando vennero infeudate a Umberto Biancamano di Savoia dall'imperatore Corrado II, e il conte di fatto controllava tutti i commerci che transitavano per i passi alpini. Fu lui a infeudare i vari signori nelle sue terre, a imporre l'obbedienza in Savoia. Io li conosco, dei boss, sono quelli del jambon. Mio nonno lo mangia sempre. Chissà, di sicuro ancora oggi lo jambon de boss viene fatto seguendo un protocollo medievale, tanto da essere definito quasi un prosciutto ancestrale. È lavorato a mano come si faceva nel Medioevo, ne ha lo stesso aspetto, profumo e sapore. Il segreto sta nella salatura e nell'impiego delle erbe di montagna che vengono utilizzate. E lo sai perché lo facevano qui? Perché questa era la via di transito dei più importanti commerci a quei tempi. Il sale e le cosce di maiale erano importante merce di scambio. Lo sale, che diede il nome alla via del sale, itinerario di commerci. E a proposito di scambi, altro punto importante per i viaggiatori era Saint-Ouen, dove sorge il Château Verdun, che era una casa forte al servizio dell'ospizio del Gran San Bernardo. E sia come sosta per i viandanti e per i muli. E sia come cascina per il rifornimento dell'ospizio stesso. Ah, donc lì è un monsieur de la terra, le capteur o le de boss? Nel Medioevo c'erano i signori locali, i feudatari, che a loro volta rispondevano a dei nobili più in alto di loro, e questi dipendevano da altri ancora. Diremmo che non è cambiato molto, solo i nomi si sono involuti, e da duca e conte siamo passati a presidente, a sindaco. Su tutte queste terre inizialmente regnavano i potenti signori di Avisio, che possedevano tre castelli proprio ad Avis, importante centro che controllava la via delle Gallie. Il loro motto era «Chi tosta vis, tarso repè». «Chi tosta vis, tarso repè». Costruirono due castelli, la Maison de Blonay o de Blonay e il castello di Avis, sopra Aosta, e in seguito la casa forte nota con il nome di Maison de Moss. La Maison de Blonay, o de Blonay, fu la prima dimora dei signori di Avis e risale all'XI secolo. Sorge presso la chiesa di San Brizio, a un'imponente torre quadrata, coronata da una merlatura a coda di rondine. Il fabbricato del castello è un'aggiunta che i De Avisio fecero in un secondo tempo, in epoca posteriore. Il potere della famiglia aumentò, anche perché i signori controllavano l'antica strada romana delle Gallie, scavata nella roccia che passa dalla gola di Pierre Taillé e che separa Avis dal comune di La Salle. Il nome lo deve ai tagli di roccia che i romani eseguirono per permettere il passaggio della strada. La gola, stretta e selvaggia, fu il passo storicamente strategico per entrare nella Valdigna, dove si vede in tutta la sua bellezza e maestosità il Monte Bianco.
Nel 1492 Bonifacio di Avise fece costruire il castello di Avise, fiancheggiato da una torre quadrata ornata in alto da eleganti caditoie che ripropongono il motivo gotico detto a goccia rovesciata. E su questa porta d'entrata che sono scolpite le armi della famiglia con il motto Qui tost Avise, tars repens. Cosa vuol dire? Quelli che troppo presto offrono consigli, dopo si pentono. I De Avisio erano ricchi e potenti, ma come spesso accade, un eccesso di sicurezza porta alla rovina. Orgogliosi e fieri del proprio casato, continuarono ad arricchirsi spadroneggiando sulle terre che governavano e imponendo tasse e balzelli sempre più pesanti, ma si erano dimenticati che essi dovevano rendere omaggio ai signori di Savoia, di cui erano vassalli. Si staccarono sempre più dalle altre nobili casate e spesso si opposero al volere dei conti. Peggio fu quando Guido e Thibaut d'Avise non firmarono l'atto di dedizione a Tommaso I di Savoia, e addirittura non permisero al conte di attraversare la Dora per arrivare al loro castello nel 1249 in occasione della sua visita ufficiale in Valle d'Aosta. Per questo motivo venne loro tolta la dignità di pari, che la famiglia non riacquistò fino al 1593, anno in cui ad Avise risultavano 6 signori tutti pari. Il feudo divenne baronia nel 1633 e la famiglia si estinse nel 1729 con la morte di François Gaspard, l'ultimo discendente maschio. La vita curtense nel frattempo si evolveva e di castelli con essa. Si tratta di locali di uso comune, mentre la via di corte, secondo i luoghi dettagli, si svolge al piano superiore che per questo viene denominato piano nobile. Andiamo tutto al piano nobile che si svolge la via dei signori. Il primo piano è maniero, il meno freddo, ospita le stanze private, le ambienti, le stanze, spesso una cappella e una sala convivale per bambini. Tutti questi ambienti sono riscaldati da grandi camini. All'ultimo piano viene ospitata la servitù e gli ospiti e gli illustri. Nel castello sono di grande pregio i soffitti di attrezzature di legno con mensole scolpite da riprodurre la testa di animali. Splendidi affreschi sulla porta della camera della terza volta che rappresentano i quattro elementi. Assai interessante anche la terza volta che dovrebbe risalire ai primi anni del 700. E così, proprio la sicurezza e l'arroganza li perse. Volete sentirlo la bella storia? Sì, sì, sì. I signori De Avise impiegarono buona parte delle loro ricchezze per costruire la casaforte di Runaz, che tutti conoscono come Maison de Mosse.
Era importante perché si trovava a meno di 400 metri dal passaggio obbligato di Pierre Taillé, costruita sul ciglio dell'antica via romana, e in caso di guerra un pugno di uomini poteva respingere un esercito. La casa è molto curata e fu dimora nobile, come dimostrano le finiture e le finestre. Le cornici sono scolpite in pietra di Villeneuve e divise in quattro parti da una croce in pietra. Alla base delle croci e delle cornici sono state scolpite alcune piccole guglie. Una leggenda narra che all'interno della Maison de Moss ci fosse una scatola di legno che custodiva il teschio di un uomo. Ogni anno, alla vigilia della festa dei morti, il proprietario della casa trasportava il teschio al cimitero di Avise. Ma esso, durante la notte, ritornava nella sua abituale dimora, così che all'alba lo si poteva ritrovare perfettamente riposto nella sua scatola. E di leggende sono piene le valli, cara Delfine. Passano di bocca in bocca, si arricchiscono, si trasformano, ma moltissimi non finiranno mai il viaggio. Vittime dei saraceni, dei briganti, delle valanghe. La via diventava più facile man mano che si scendeva.
Quando i viandanti stremati arrivavano in vista della Tour de Gignon, si sentivano salvi perché voleva dire che la parte più dura del viaggio era alle spalle. La torre fu fatta costruire dai signori de Gignon, o de Gignon, che erano stati infeudati dai De Avis a governare il territorio di Zognou. Per loro conto, tra il XII e il XIII secolo. Fino al XII secolo, il feudo di Gignon apparteneva ai nobili signori della Porta di Saint-Tour e di Car, che erano anche proprietari del feudo di Etrouble e possedevano anche il castello di Gignon. Bien, mes amis, si è fatto tardi. Molti altri luoghi, persone, racconti ci attendono. Dobbiamo andare. Allez, et salut à tous. Au revoir.